Sono oltre 400 i milioni di euro che l'Unione Europea ha messo a disposizione per la rinascita economica e sociale delle Marche dopo i sismi del 2016. €243 milioni di euro di risorse aggiuntive per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 160 milioni per il Programma di Sviluppo Rurale. Tante le azioni in campo. 97.900.000 euro per l'innovazione nei processi produttivi e organizzativi, il trasferimento tecnologico, il miglioramento dell'accesso al credito e la valorizzazione delle filiere del Made in Italy. 24.300.000 euro per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale e la promozione turistica del territorio. 50 milioni di euro per la sicurezza e 49.600.000 euro per l'efficienza energetica degli edifici pubblici. Università e alloggi per studenti, scuole e ospedali saranno adeguati sismicamente e utilizzeranno fonti rinnovabili. 8 milioni di euro per la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico, progetti, strumenti e investimenti per un nuovo equilibrio tra uomo e natura. 13.200.000 euro per la mobilità sostenibile con interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e ciclopedonali e per sviluppare trasporti urbani puliti. Saranno tante le opportunità per le imprese delle aree colpite. Sono già usciti i primi tre bandi per un totale di 31 milioni di euro. 15 milioni per le filiere del Made in Italy, 10 milioni per investimenti produttivi e 6 milioni per lo sviluppo delle imprese sociali. Il programma di sviluppo rurale consentirà invece di garantire la continuità produttiva e lo sviluppo delle aziende agricole e zootecniche, sostenere la ripresa economica e sociale delle aree rurali colpite con interventi di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, di sostegno allo sviluppo turistico e ai servizi essenziali alla popolazione. Delle risorse aggiuntive pari a 159.250.000 euro. 66.065.000 euro andranno a sostegno della competitività delle imprese e per il benessere animale. 48 milioni per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura. 16.060.000 euro per lo sviluppo economico nelle zone rurali e i servizi alla popolazione. 6 milioni per l'innovazione e la sperimentazione nel settore agricolo e forestale. 4 milioni per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali. 18 milioni per la viabilità rurale. I bandi attivati con i fondi Sisma al 15 settembre 2018 mettono in campo oltre 105 milioni, 21 milioni 800 mila euro per le aziende agricole e di trasformazione, 4 milioni per l'insediamento di giovani agricoltori, 4 milioni 500 mila euro per il sostegno agli investimenti che sviluppano la multifunzionalità, 28 milioni per il biologico, 8 milioni per le indennità compensative in zona montana, 20 milioni per il benessere animale, 4 milioni per la creazione di gruppi operativi per ricerca e sperimentazione, 15 milioni e 600 mila euro per l'elaborazione di piani di gestione forestale per la strategia di sviluppo locale. Per saperne di più, visita il sito www.europa.marche.it. Segui Marche Europa su Facebook e Twitter, canale YouTube 2020 FESR Marche, oppure scarica l'app di Marche Europa.